Vorrei dire due cosette. Innanzitutto, tutta la documentazione è riportata sul DVD che vi è stato consegnato. Un'altra cosa, qualcuno si è spaventato, forse si è spaventato per le sanzioni, insomma. Io volevo sottolineare una cosa, la collaborazione tra professionisti e vigili del fuoco c'è stata anche in passato, cioè basta ricordare il nulla osta sugli alberghi, qualcuno che è più anziano si ricorderà il nulla osta sugli alberghi, il nulla osta è spento. È in una osta provvisorio del 1984, lì c'è stata già una fase di collaborazione tra professionisti esterni e il comando dei Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli argomenti che devo trattare riguardano essenzialmente il ruolo del professionista. Professionista iscritto negli albi e professionista iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni. E poi le prospettive future per i professionisti e le sanzioni, ultima parte della trattazione. Allora, ci siamo già resi conto che il DPR 151 e la lettera circolare 13.61 delineano un nuovo ruolo per il professionista che è chiamato sicuramente ad assumersi delle maggiori responsabilità. Perché nasce questo DPR 151? Diciamo che la motivazione è riportata nella circolare del 6 ottobre per bilanciare gli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini. Si è fatto ricorso a un principio di proporzionalità, cioè riguardo la gravità del rischio, la natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e le dimensioni delle attività. Cioè i vigili del fuoco sono privilegiati nei controlli delle aziende a maggior rischio, insomma categoria C, lasciando spazio ai professionisti abilitati per i controlli nelle attività più semplici A e B, nelle quali saranno effettuati controlli prevalentemente a campione. Quindi maggiore responsabilità del professionista per un semplice fatto, che il controllo da parte dei vigili del fuoco non è sistematico, anche se in questa prima fase con pochissime scie presentate è stato fatto un controllo sistematico, insomma quasi tutte le scie A, scie B sono state controllate. Maggiore responsabilità anche perché non c'è il parere preventivo sul progetto, cioè non avete soprattutto per la categoria A un conforto da parte dei vigili del fuoco. Dicevo, il progetto è stato visto, approvato dai vigili del fuoco, va bene, io lo seguo come da progetto approvato. E quindi per questa categoria il progettista è un po' lasciato in balia delle onde, da solo, insomma. Comunque non vi preoccupate, c'è sempre la collaborazione dei vigili del fuoco, insomma. Se per qualche dubbio o qualche cosa, come diceva Di Meo, c'è anche una richiesta di controllo in corso d'opera. Allora, il DPR 151 che cosa prevede per il professionista? Innanzitutto la valutazione dei progetti è un nulla osta di fattibilità. La valutazione dei progetti è riferita soltanto alle categorie B e C, che sono corredati dalla documentazione prevista. Cioè qual è quella documentazione prevista? È quella prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 1998 e dalle circolari successive. Diciamo che è di prossima emanazione un decreto che andrà a sostituire il 4 maggio 98 e quindi indicherà ai professionisti qual è la documentazione da presentare. Poi i progetti redatti avvalendosi della famosa ingegneria della sicurezza antincendio, FSE, devono essere redatti da un professionista iscritto all'albo del Ministero degli Interni. Questo è riportato nel decreto
che è uscito ad agosto 2011, dove si dice all'articolo 2 che per l'approccio ingegneristico e per il sistema della gestione della sicurezza antincendio i progetti devono essere firmati da i professionisti, chiamiamoli iscritti ex 818. La definizione più precisa è che professionisti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 139. Nel proseguo farò spesso riferimento a questi professionisti iscritti negli albi del Ministero degli Interni. Insomma. Poi l'articolo 4 prevede dei controlli di prevenzione incendi. Tra la documentazione da presentare prima dell'inizio dell'attività c'è l'asseverazione. Asseverazione che cos'è? Insomma, perché da un punto di vista italiano è affermare con solennità, cioè rivertiamo un po' la definizione precisa di asseverazione, è con solennità, quindi è un qualcosa che va oltre la dichiarazione. L'asseverazione con il quale il tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e ove prevista al progetto approvato dal comando provinciale. È il modello che l'ingegnere Di Meo ha fatto vedere, il modello PIN 2.1, che riguarda l'asseverazione. E poi questa asseverazione è corredata da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti, i componenti degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Quindi asseverazione corredata da queste certificazioni e dichiarazioni. Innanzitutto viene abrogata la richiesta del CP, cioè con la richiesta del CP era il titolare che dichiarava che il progetto, praticamente l'opera, era stata eseguita secondo il progetto approvato. In questo caso è il professionista che assevera questa conformità dell'opera realizzata al progetto approvato. E quindi con l'introduzione della SCIA il cambiamento del ruolo del professionista è sostanziale, cioè il titolare presenta soltanto la SCIA, il professionista l'asseverazione. Tale asseverazione accompagna la SCIA e che dunque riguarda tutte le attività dell'allegato 1, quindi SCIA per categoria A, B e C, e quindi di qualsiasi categoria. Per le attività in categoria A la SCIA è corredata, oltre da certificazioni e dichiarazioni, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici, cioè praticamente mentre per le categorie B e C c'è già un progetto approvato dai Vigili del Fuoco, quindi con una relazione, diciamo per la categoria A, oltre a questa SCIA corredata da certificazione, dovete presentare una relazione tecnica e gli elaborati grafici. La relazione tecnica, se c'è sicuramente c'è una regola di prevenzione incendi che regolamenta l'attività, va redatta secondo la regola tecnica. Cioè, tanto per fare un esempio, centrali termiche alimentate a gas metano, c'è il decreto 12 aprile 96 e va seguito quel decreto. Quindi con la SCIA compare un nuovo professionista incaricato di asseverare la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti eventualmente approvati o presentati. Poi c'è il discorso dell'attestazione, l'articolo 5, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità. Per il rinnovo periodico di conformità, che sostituisce il rinnovo, il vecchio rinnovo del CP, deve essere allegata l'asseverazione del professionista, che attesta la funzionalità, l'efficienza degli impianti di protezione attiva. Se c'è qualche dubbio per quanto riguarda gli impianti di protezione attiva, potete far riferimento al decreto 37/2008, quindi in rete idrica antincendio, impianti sprinkler, impianti di evacuazione fumi, impianti di rivelazione di incendio e altri impianti sempre rivolti a quella che è la protezione attiva dell'attività. Diciamo che c'è stata una semplificazione per quanto riguarda la asseverazione,
perché uno dei primi modelli riguardava un po' tutti gli aspetti della prevenzione incendi. Cioè, uno dei modelli, il famoso modello PIN 3.1, nella versione originale, riguardava un'accelerazione che doveva essere rivolta, cioè doveva essere un pochettino riguardare tutti gli aspetti della dalla resistenza a fuoco, reazione a fuoco, eccetera. Quindi era molto più impegnativo per il professionista. L'ultima versione del modello PIN 3.1, tutti i modelli li potete scaricare, sono presenti sul DVD e li potete scaricare dal sito nostro, è molto più semplice. Tale documento poi non deve essere reso più sotto forma di perizia giudicata, il professionista non dovrà più recarsi al tribunale e si configurerà con l'emanazione di un nuovo decreto in 4598 una accresciuta responsabilità professionale che grava sul tecnico asseveratore. Poi c'è il discorso delle deroghe, quindi il professionista può essere chiamato a redigere un progetto per l'ottenimento di una deroga e può essere coinvolto nella fase istruttoria di deroga quando ci si avvale per esempio della famosa ingegneria della sicurezza antincendio, insomma, quindi progetti regolati secondo FSE, che la sigla è inglese, oppure per impianti di protezione attiva progettati avvalendosi di non di normativa europea. Cioè, se io richiedo la deroga con l'approccio ingegneristico, oppure se nella deroga è previsto un impianto che non fa riferimento a normativa europea, il professionista potrebbe essere coinvolto nella fase di istruttoria della deroga. Qua c'è qualche cosa innovativo, è di prossima emanazione un decreto ministeriale che regolamenterà un pochettino gli impianti antincendio, cioè una bozza di decreto e l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i sistemi di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Molte volte ci sono delle discussioni con i tecnici perché per quanto riguarda gli impianti antincendio ci stanno delle norme UNI, tanto per fare un esempio, la rete dei idranti, c'è la norma UNI 10779, ci stanno i vari livelli, livello 1, 2, 3, però ci sono anche delle regole specifiche, per esempio quella sull'autoremessa, che prevede l'impianto antincendio a partire da 50 autoveicoli ai piani fuori terra e interrati. Questo decreto fissa come obiettivo un pochettino il coordinamento tra le normative antincendio e le varie normative antincendio e le norme UNI, norme UNI 10779 oppure quella per gli impianti Springer, la 12845. Un pochettino riprende il vecchio e lo confronta col nuovo. E in questo decreto per i professionisti, insomma, è prevista qualcosa, soprattutto per i professionisti di cui iscritti in quei famosi albi, cioè nella progettazione di impianti di protezione attiva da realizzare secondo norme tecniche non pubblicate dall'ente di normalizzazione europea, ma pubblicate da organismi di standardizzazione internazionale riconosciuti nel settore antincendio, la documentazione da presentare è costituita dalla specifica degli impianti che si propone di realizzare a firma di professionista iscritto negli albi di cui l'articolo 16 del decreto legislativo 139. Quindi è in prospettiva futura, è un ulteriore incarico che potreste ricevere, insomma. Quindi la documentazione relativa agli impianti di protezione attiva da allargare alla scia è soprattutto dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del decreto interministeriale 22 gennaio 2008 numero 37, questa documentazione dovrà essere integrata con certificazioni corrette installazione e funzionamento degli impianti a firma di professionista per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri dell'approccio ingegneristico
o di progettazione delle conseguenti misure compensative previste dal decreto del Ministero dell'Interno 95/2007, quello per l'approccio antincendialistico, o nel caso di impianti realizzati secondo norme non europee. Quindi dichiarazioni di conformità, tanto per fare un esempio relativo agli impianti elettrici, all'impianto idrico antincendio, e poi se ci sono impianti realizzati secondo norme non europee ci vuole una certificazione a firma di professionista iscritto negli albi del Ministero degli Interni. C'è un'altra cosa che introduce questa bozza di, diciamo, di decreto ministeriale che riguarda gli impianti antincendio, gli impianti di protezione attiva antincendio. Cioè molte volte ci sono dei problemi con gli acquedotti a farsi rilasciare quelle dichiarazioni relative alla continuità di servizio alle prestazioni idrauliche. Beh, in questo decreto, in questa bozza di decreto è previsto che ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica la disponibilità di normale erogazione del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici agli anni precedenti, relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI 10779, che prevede una indisponibilità annua di 60 ore anno, e quindi questa attestazione può essere fatta sia dall'ente erogatore sia da un professionista iscritto nell'articolo 16, nell'articolo 16 previsto negli elenchi, negli albi di quell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 2006. Quindi ulteriori prospettive per i professionisti, insomma. E quindi in futuro i professionisti iscritti nell'elenco del Ministero potrebbero essere autorizzati per diciamo rilascio di certificazione e dichiarazione attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, la redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2007, la redazione del documento relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio, che è obbligatorio soprattutto per quei progetti che vengono condotti con l'approccio ingegneristico, poi alla redazione di progetti di impianti antincendio conformi a norme non emanate da enti di normazione europee, poi alla certificazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti antincendio realizzati in conformità a norme non emanate da enti di normazione europea o installati in attività valutate con FSE, è un po' una ripetizione di quello che sta sopra, e poi la determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica e idrica in alternativa alle dichiarazioni degli enti erogatori. È ovvio che per fare tutto questo è richiesto anche un aggiornamento continuo del professionista. Con il decreto del 5 agosto 2011 viene regolamentata l'iscrizione dei professionisti negli albi del Ministero degli Interni, viene organizzato, rimodulato il nuovo corso con un programma aggiornato. Questo programma aggiornato contiene per esempio delle ore che si dedicano all'approccio ingegneristico, delle ore che si dedicano al sistema della gestione della sicurezza antincendio. C'è l'idoneità di esame a fine corso base, e poi sono previsti per i professionisti iscritti negli albi degli aggiornamenti periodici, cioè 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni. Per questo, per rilascio delle certificazioni, per i progetti fatti con l'approccio ingegneristico, per il sistema di gestione della sicurezza, per progetti e certificazioni di funzionamento di impianti antincendio secondo norme non europee e attestazioni di continuità elettrica e idrica. Quindi sono per i professionisti iscritti in questi albi e ci sono delle buone prospettive, insomma, come dicevo. Vediamo un po' le sanzioni, l'aspetto dolente, insomma. Ci sono dei risvolti, cioè delle responsabilità, insomma, per i professionisti. Già il decreto legislativo 81/2008 prevede per i professionisti una certa
responsabilità, cioè negli ambienti di lavoro, all'articolo 22 del decreto legislativo 81/2008 riporta insomma i progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Quindi già il decreto legislativo 81/2008 cioè, sottolinea le responsabilità del professionista, cioè quando progetto un'opera la devo progettare secondo le disposizioni legislative e diciamo, i regolamenti tecnici in materia, vigenti in materia. Tutti i progetti ovvio che devono essere documentati. L'articolo 57 prevede, sempre del decreto legislativo 81/2008, prevede delle sanzioni per i progettisti, fabbricanti e fornitori. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2000 euro. Altre sanzioni sono previste dal decreto legislativo 139 all'articolo 20. Il decreto legislativo riguarda il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Diciamo, chiunque, l'articolo 20 recita che chiunque nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio e del rinnovo del certificato di prevenzione incendi attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni o con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni o dichiarazioni medesime, quindi abbastanza pure importante. E anche sono previste pure delle sanzioni per diciamo, chi assevera, sanzione penale prevista dall'articolo 19,6 è quello riportato nel modello che dicevo, abbiamo fatto vedere, menzionato prima, l'ingegnere Di Meo ha fatto vedere l'articolo 6 della 241 del 90 e dall'articolo 20,2 del decreto legislativo 139/2006 nonché di quelle previste dall'articolo 359 e 481 del codice penale in caso di dichiarazione mendace, falsa rappresentazione degli atti. Quindi occhio, state attenti insomma. E io ho finito la presentazione molto veloce insomma. Scusate l'intrusione, ringraziamo anche l'ingegnere Pasqua per la esaustiva e soprattutto per la sua sintetica relazione che in qualche modo ha messo in evidenza quelli che sono gli aspetti principali, fondamentali per quanto concerne la esposizione dei professionisti, dei tecnici professionisti nei momenti in cui operano nel campo della prevenzione incendi, quindi riprendendo anche delle precedenti condizioni e aggiungendo a queste anche ciò che riguarda la asseverazione in concomitanza con la presentazione della scia e quindi con le nuove procedure. Io mi sono introdotto, se mi è consentito, dai colleghi presidenti degli ordini per intanto per ringraziare nuovamente i collaboratori che hanno attentamente relazionato e documentato gli aspetti salienti che riguardano questa nuova procedura e poi anche per inserire, casomai invitando anche l'ingegnere Di Meo ad aggiungerci su questa cattedra, per aprire un dibattito o quantomeno una serie di richieste e di chiarimenti che probabilmente da parte vostra potranno essere formulati e passandoci un po' la palla tra di noi per cercare di dare per quanto più è possibile delle risposte esaustive. Naturalmente invito anche i presidenti degli ordini e collegi a partecipare a questa a poter dare delle eventuali risposte, soprattutto per quello che riguarda poi le questioni organizzative e in particolare le questioni inerenti all'attività nell'ambito degli ordini e collegi professionali. Io mi fermo e lascio il microfono a disposizione per
eventuali interventi. La domanda di prima riguarda che è sua, sì, un altro riposto. Sì, però così. Ecco. Avevo già chiesto prima la situazione delle sue, perché siamo in un momento veramente particolare in comuni. Tra l'altro proprio ieri ho avuto, diciamo, una serie di chiarimenti sul comando di Napoli. Da quello che, diciamo, mi è apparso chiaro, l'evidenza che avete delineato riguardava che online tramite sua dovrebbero andare 16 attività o attività produttive. La categoria A, le attività di categoria A sono le uniche che rientrano nel procedimento automatizzato. Perfetto. Perché il DPR 160 prevede due tipi di procedimento: il procedimento automatizzato e il procedimento ordinario. Il procedimento automatizzato, che è quello cioè che avviene telematicamente dal momento dell'invio al suo fino alla trasmissione dal suo poi agli altri enti interessati, diciamo, dal procedimento, praticamente prevede che tutto avvenga in via telematica. Questo per le attività soggette ai controlli dei esercenti può riguardare soltanto l'attività di categoria A, che non sono prescindendo dall'attività produttiva. Un'attività può essere produttiva o non produttiva, cioè un autorimista, se è privata, non è configurabile come attività produttiva, anche se soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Come può essere invece guardata come attività produttiva se, per esempio, a servizio di un'attività produttiva. Non so se sono diretto. Cioè, non è che esiste una spartizione delle attività soggette ai vigili del fuoco tra quelle produttive e non produttive. Una stessa attività può rientrare nella definizione di attività produttiva oppure no, a seconda del caso. Per esempio, faccio l'esempio, diciamo, un caso che è capitato a me: un ospedale, Caserta, ha chiesto che passava per tramite la sua telefono. L'ospedale è sicuramente un'attività produttiva che produce un servizio. E questo è il problema. Sì, la definizione di attività produttiva è una definizione, tra l'altro esiste la definizione di attività produttiva, ma deve essere intesa in senso l'attività può produrre anche servizi. Infatti, e quindi è chiaro che un ospedale può rientrare nella definizione di attività. E là che è molto ampia la situazione di attività produttiva, questa bisogna un poco determinarla un poco meglio, sinceramente, perché per produttivo è tutto a questo punto quasi no, un condominiale non è un'attività produttiva. Tra il serbatoio di GPL, un deposito oppure un edificio per civile abitazione più alto di 24 metri non è un'attività produttiva. Pensiamo a un distributore di GPL, è un'attività produttiva. È molto, non tutto, ma quasi il 90%. Poi l'altro chiarimento, poi non ne faccio più domande, sennò l'avevo fatto già, una chiarezza specifica. Siccome io già ho avuto modo di lavorare con le SUAF, ho presentato i file PDF e DVG, mentre dalle slide e dal libro io ho visto DVF. Credo che ci sia solo un errore. No. DVF è formato DVG standardizzato, cioè è quello di modificato. Sì, vabbè, il formato DVG è un formato modificato. Il formato DVF è un formato standardizzato che deriva dal DVG. No, dico per esperienza vissuta sul mio caso, non hanno accettato il DVG tutto qua, e allora ha fatto male. Perché il DVG non può essere considerato. Cioè noi abbiamo il DPR 160, non abbiamo deciso. DPR 160 è un ultimo allegato dove specifico quali sono i formati digitali che possono essere accettati dai SUAP, sia per quanto riguarda i testi che gli elaborati grafici. Quindi per gli elaborati grafici il formato, che tra l'altro è compatibile con le piattaforme nostre, quindi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, è il DQF, non può essere. Grazie. Vorrei solo DXF. Perché? No.
Come si fa? C'è un programma, ci dovrebbe essere un programma che fa. C'è un programma. Nello stesso album convertire di perché tu adesso a parte la sigla io volevo, scusate, volevo giusto intervenire per un attimo sulla questione legata all'attività di scuola che purtroppo oggi ci vede un attimo diciamo imbarazzati in quanto noi dovremmo già da alcuni mesi ancora prima dell'applicazione del DPR 151 essere in linea con quelle che sono le disposizioni del decreto 160 per quanto concerne l'attività dei SUAP e anche per quello che riguarda le modalità di trasmissione della documentazione. Invece oggi a distanza di alcuni mesi, nonostante che abbiamo anche fatto un primo incontro e i quattro presidenti sono testimoni di quella riunione che facevamo inizialmente proprio con i referenti dei SUAP della provincia, abbiamo ancora una situazione di stallo per cui noi come Vigili del Fuoco stiamo operando, non vorrei dirlo però purtroppo è così, in contraddizione con quello che le leggi impongono, cioè quello di far transitare le richieste di qualsiasi livello attraverso la mediazione dei SUAP con il rischio addirittura di poter invalidare i procedimenti nel momento in cui questo non avviene. Stiamo operando sulla scorta anche di una circolare che è stata emanata dal nostro Dipartimento che ci ha invitati ad applicare in maniera graduale le disposizioni che riguardano l'applicazione del 151, del DPR 151. Questo chiaramente è molto indicativo perché parlare di gradualità sappiamo che la legge non ammette eccezioni. Significa che noi in qualche modo sempre per venire incontro alle richieste e alle esigenze da parte dell'utenza cerchiamo di fare il possibile per dare delle risposte, fermo restando che il capitolo legato all'attività funzionale dei SUAP è un capitolo che dobbiamo un attimo tenere congelato in attesa di qualche novità. Volevo solo mettere un attimo un suggello su questo punto. Volevo ritornare un attimo sulle asseverazioni. Sulle asseverazioni vanno allegate le dichiarazioni di conformità prese ai sensi del decreto ministeriale 37/2008. L'asseverazione vi chiede di controllarle. Allora, per esperienza diretta, insomma, molte di queste dichiarazioni non viene indicato il professionista che ha redatto il progetto. Cioè, se è un'attività soggetta a controllo dei vigili del fuoco è obbligatorio il progetto, insomma. L'altra cosa, non vengono indicate con precisione le norme di riferimento. Quindi norme di riferimento, niente, viene lasciato in bianco. Non vengono barrati gli allegati obbligatori. Se sono allegati obbligatori ci devono stare, insomma. Non viene allegato il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici tecnico-professionale, cioè queste cose le dovete controllare voi. Quindi se una dichiarazione di conformità era stata fatta bene, lo dovete controllare voi. Non è, lo facciamo pure noi il controllo, però diciamo la collaborazione, cioè se una cosa viene filtrata da voi, insomma, meglio, insomma. Giusto per concludere la risposta, no, la domanda sulla risposta sulla domanda, questa era sono le tabelle allegate alla circolare ministeriale che introducevano i famosi formati digitali da considerare compatibili con le piattaforme informatiche. Qui la distinzione riguarda ancora il parere di conformità e il certificato, il rilascio del certificato. Perché questa circolare è antecedente al regolamento 151, però la sostanza non cambia. Vedete, dalla prima tabella, quando voi dovete praticamente compilare la domanda, quindi sia la segnalazione certificata sia la richiesta di notificazione del progetto, potete utilizzare sia il formato PDF sia il formato JPG. Per quanto riguarda la relazione tecnica, idem, potete usare o il PDF o il JPG.
invece di elaborati grafici, quindi planimetria generale, piano, sezioni e prospetti, usate il DVF. Quindi ritorna questo formato digitale di DVF, che ripeto è una forma standardizzata per il DVF. Ma il PDF non si possono presentare? I grafici no. I grafici no. Perché? Perché il PDF è uno standard, è una standardizzazione. Probabilmente è più sicuro il formato GWF rispetto a, anche se comprendo la domanda, nel senso che il PDF è molto diffuso come formato e risolve tanti problemi, però il PDF sono anche tanti programmini che si modificano. Il DVF, diciamo, è il formato, tenete poi conto che i grafici devono essere poi firmati digitalmente. Probabilmente quel formato si adatta meglio anche alla possibilità di firmare digitalmente. Altre domande? Volevo chiedere, abbiamo parlato praticamente di attività A, B e C, categorie A, B e C, ma in una struttura complessa dove ci stanno tutte e tre categorie, tipo per esempio un albergo categoria C, autorimessa 1000 metri quadrati, come si configura la presentazione della pratica? Noi dobbiamo sempre distinguere quella che è l'attività principale da quelle, diciamo, secondarie o che sono comprese nell'attività principale. Facciamo un esempio: se io ho un albergo con oltre 25 posti letto, l'attività principale è l'albergo, però a servizio dell'albergo ci può essere ad esempio una centrale termica, anch'essa soggetta ai controlli, oppure un'automessa, sempre a servizio dell'albergo. Allora può capitare che l'attività principale sia una categoria A, perché semmai il numero di posti letto è compreso tra 26 e adesso non ricordo 50. E invece l'autorimessa sia un'autorimessa di tipo B, o addirittura la centrale termica sia una centrale termica di tipo C. Quindi non necessariamente dobbiamo associare alla categoria C l'attività principale. Io potrei avere come attività principale una categoria A e poi come attività a servizio di quella principale un'attività B o C. Ecco, altro esempio è la conceria. Voi sapete che le concerie sono soggette ai controlli di prevenzione incendi quando il numero degli addetti supera 25. Allora, se io ho una conceria con 30 addetti, è sicuramente una categoria A, però la centrale termica è una conceria, in genere la centrale termica che può superare i 700 kW e quindi essere un'attività di categoria C. Premesso questo, quindi attenzione a non lasciarci, diciamo, coinvolgere dalla categoria C. La categoria C può essere tranquillamente un'attività secondaria e quindi essere di rango inferiore, tra virgolette, rispetto all'attività principale. La domanda che poneva lui, se ho capito bene, è come trattare un'attività complessa, e cioè un'attività che ricomprende più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Allora, per quanto riguarda la valutazione del progetto, si chiederà la valutazione del progetto solo per le attività di categoria B o di categoria C, anche se sono presenti categoria, attività di categoria A. In questo caso si valuteranno esclusivamente nell'ambito della valutazione del progetto solo le possibili eventuali interferenze che la presenza di attività A esercita sulle altre attività B o C. Chiaro? Cioè se l'attività di categoria A non diciamo manifesti interferenze rispetto alle attività B o C, la valutazione del progetto si limiterà esclusivamente alle categorie B e C e o possibili interferenze delle categorie.
cioè la valutazione del progetto sulle attività di categoria A è per definizione esclusa. Tornando invece alla fase della scia, per quanto riguarda la scia, dovrà essere presentata la scia sia per la categoria A, sia per la categoria B, sia per la categoria C. La differenza sta nel fatto che per la categoria C sarà rilasciato anche il certificato di prevenzione incendi, per le attività di categoria A e B non sarà rilasciato il certificato di prevenzione incendi, ma rimane però la copia del verbale di sedimento. Cioè non vengono certificate le condizioni di conformità antincendio delle attività A e B. Vengono certificate le condizioni di conformità alla norma di incendio solo se in categoria C. In effetti nel certificato di prevenzione di incendi compariranno anche le altre attività, ma non verranno certificate. Questo è... Cioè in realtà praticamente si presenterà un'unica pratica in cui ci sta tutte le attività. Però ai fini poi degli adempimenti, quel di tipo A si fa la scia per fatti propri, per darsi seguiranno i loro. Allora, sicuramente se, allora, in fase di valutazione del progetto ci sarà un'unica richiesta per quanto riguarda tutte le attività B e tutte le attività C presenti. Ok? Un'unica richiesta, specificando nella richiesta che nell'ambito di quel complesso esistono quelle attività di categoria B e quelle attività di categoria. Quindi la valutazione del progetto è unica, come tra l'altro avveniva prima. In fase di scia dovrà essere inclusa anche o anche la o le attività di categoria A. Naturalmente, se in questo complesso esistono attività di categoria A o B e attività di categoria C, siccome per la categoria C io dovrò fare il sopralluogo, sicuramente è chiaro che mi andrò a controllare anche ai figli, cioè lì il discorso della scelta campione è ovviamente che fa. Non è che io vengo con i parocchi e vedo la C, se mi trovo nell'ambito della stessa attività c'è una C, c'è una A e c'è una B, siccome per la C ci dovrò comunque venire, con l'occasione mi controllo tutto da qui. Un'altra domanda, i famosi 60 giorni per il sopralluogo sono dei termini tassativi e se si va oltre? Allora, su questo c'è stato anche un chiarimento attraverso una circolare che ci dava anche l'ingegnere Pasco, quella del 6 ottobre. In realtà se trascorrono i 60 giorni noi non abbiamo più facoltà di fare il controllo. Attualmente però si sta chiedendo se attraverso una richiesta di integrazione della documentazione allegata alla scia si possa ritenere sospeso questo tempo secondo i 60 giorni. Cioè la domanda che ci stiamo ponendo noi, se io per esempio verifico che la documentazione allegata alla scia non è completa e richiedo con una lettera l'integrazione documentale, se con questa lettera di richiesta di documentazione integrativa che ho messo tratteggiato, io posso ritenere di sospendere questi 60 giorni. Però la risposta a questa domanda ancora non c'è. Quindi è uno dei quesiti che stiamo ponendo agli uffici. Insomma, 60 giorni sono il tempo in cui bisogna penare con il rischio, tra virgolette, del nostro sopralluogo, oppure sperare che noi veniamo, che poi dipende dai punti di vista, c'è chi è in pena e invece auspica il nostro intervento per un controllo che poi alla fine è anche una condivisione. Ma è solo una responsabilità. Tutto questo sembra a casetta. Sembra a casetta, no? No, ma è generale. Forse prima stavo distratto, ma per quanto riguarda la scia, categoria A, il professionista potrebbe non essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno, ho capito bene? È così? Sì, sì, ho capito bene. Allora, nel momento in cui ci sono delle certificazioni da fare sulla struttura, sulla resistenza al fuoco, e li deve certificare un professionista, come si fa?
Allora, con ordine, presentazione della scena, uso il modello PIN 2. Alla scia devo allegare l'asseverazione. Allora, la scia chi la firma? La firma il titolare dell'attività. Quindi la segnalazione certificata, la firma il titolare dell'attività. A questa segnalazione certificata, che firma il titolare dell'attività, si allega un'asseverazione. Chi firma l'asseverazione? Un professionista che può non essere iscritto negli elenchi ministeriali. All'asseverazione, a sua volta, viene allegata la documentazione costituita da dichiarazioni e certificazioni. Tra queste dichiarazioni e certificazioni possono esserci certificazioni che devono necessariamente essere firmate da professionista iscritto negli elenchi ministeriali. Quindi nessuna obiezione al fatto che l'asseverazione venga firmata da un professionista non iscritto, alla quale sia legata la certificazione firmata da un altro professionista iscritto negli elenchi ministeriali. Cioè, non necessariamente chi firma l'asseverazione deve essere lo stesso professionista che firma la certificazione allegata. Io potrei acquisire la certificazione di resistenza al fuoco con un analitico a firma di un collega che è iscritto e che mi supporta la mia asseverazione, anche se io non sono iscritto. E un'ultima domanda ancora, per quanto riguarda la ricevuta attraverso il suo fa fede la posta certificata, perché se io porto allo sportello il timbro del comando con il protocollo e con la signora l'impiegato che riceve la domanda, inviarla con il SWOP, chiaramente io la devo fare con posta certificata, e quella è l'unica mia ricevuta. Io. Certo, è una ricevuta ovviamente di tipo digitale. E ti dico digitale. Però, sì, però è sicura, siccome avviene tramite posta elettronica certificata, è l'utilizzo di una firma digitale. E la ricevuta, diciamo, digitale è quella che. Che costituisce l'atto autorizzatorio in materia di protezione civile. È così. Va bene, grazie. Scusa. Una domanda retorica. Se io devo rinnovare un certificato precedente, lo devo fare secondo una nuova normativa. Capito bene? Sì. Oggi sì. Poi credo che sia stato un ingegner Pasqua, lei ha detto per l'attività, per dire sembra che ci sia una proroga al 31 dicembre 2013. No, questo che significa? Che se c'è qualcosina che non va, io mi posso chiedere di adeguarmi entro il 31 e quindi chiedere... Noi non conosciamo ancora i termini precisi di questa nuova prova, che ci auguriamo sia l'ultima per le attività per dire, perché ce ne sono state dal 94 in poi diverse, e sicuramente è previsto per poter consentire questa prova, è previsto che venga presentato un piano di esecuzione dei lavori di adeguamento e al tempo stesso degli ulteriori strumenti compensativi per poter continuare ad esercire fino alla data fatidica del dicembre 2013. Questo è quello che sappiamo in via ufficiosa. Dobbiamo attendere l'emanazione del decreto che specificherà in maniera chiara, mi auguro, quali sono, devono essere le condizioni per poter continuare a funzionare, ad esercire le attività per dire. Come è stato anche nel passato. Per confermare la prima domanda, la risposta alla prima domanda, cioè se io ho un certificato di prevenzione incendi rilasciato secondo la vecchia vecchio regolamento che scade oggi, non posso più richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, cioè non esiste più la richiesta di rinnovo del certificato, cioè c'è una sovrapposizione del vecchio con il nuovo, dell'uomo sul vecchio, nel senso che
anziché presentare la richiesta di rinnovo del certificato, si presenta l'attestazione di rinnovo periodico. Come la pratica nuova? No, la differenza qual è? Che mentre quando lei presentava col vecchio regolamento la richiesta di rinnovo, l'ufficio ristampava il certificato e vi rilasciava un nuovo certificato con i due, diciamo, con la nuova scadenza. Oggi invece il certificato non viene mai più ristampato. L'ultimo certificato, neanche per PC, a prescindere dal tipo di attività, perché noi quando parliamo del pregresso possiamo avere anche un'attività A o B o C, o qualunque essa sia, prima erano tutti soggetti al certificato. Se questo certificato scade oggi, viene presentata l'attestazione di rinnovo periodico e all'atto di questa presentazione viene rilasciata la famosa ricevuta. Quella ricevuta va spillata al certificato vecchio. Allora, se viene il controllo del carabiniere e chiede: mi fai vedere il certificato di prevenzione incendi? Noi gli esibiamo il certificato di prevenzione incendi con spillata la ricevuta dell'avvenuta attestazione di rinnovo periodico. La stessa cosa vale anche per la voltura. Se io faccio una voltura del certificato, mentre prima io ristampavo il certificato con la nuova attestazione del titolare, oggi invece no, rimane il vecchio certificato al quale spiegherò la ricevuta di avvenuta presentazione e dichiarazione del voltura. Quindi la semplificazione sta anche in questo considerazione. Chiedo scusa, un'altra domanda. Nelle attività aggiunte ci sta il microfono, diamo il microfono, cioè, così sentiamo. Già sta qua, facciamo questo. Allora, volevo chiedere, nel caso in cui ho un'attività di tipo C con un CP. No, non sentiamo il microfono. Con un CP, diciamo, in corso di validità, vado a fare delle modifiche anche significative alla mia attività, aumentando il livello di sicurezza, cioè ad esempio vado a creare delle compartimentazioni, vado a realizzare degli impianti fissi, qualunque cosa che aumenta la sicurezza, diciamo, complessiva. Che cosa devo fare io rispetto ai vigili del fuoco? Perché il nuovo DPR sembra che non si debba fare niente quando si aumenta la sicurezza. Grazie per la domanda, perché queste cose gli aspetti risposti non avevamo ben approfondito. Allora, questa è un'altra novità introdotta dal decreto 151. Allora, bisogna fare una distinzione tra modifiche che costituiscono aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio dalle modifiche invece che non comportano aggravio. Facciamo degli esempi. Se io in un albergo ho 100 sedie imbottite di classe 1, quindi già certificate con 1IM, e dopo 10 anni le sostituisco con lo stesso numero di sedie 1IM, quella modifica è sempre una modifica, perché agli atti del fascicolo del comando c'è la certificazione delle prime sedie, delle vecchie sedie. Però questa modifica non costituisce sicuramente un aggravio delle condizioni di sicurezza, perché 100 sedie c'erano e 100 sedie sono rimaste. Allora, in questo caso, cioè quando non c'è aggravio, viene solo richiesta la presentazione di una nuova scia, alla quale io adegherò l'asseverazione, che si riferirà esclusivamente alla modifica che ho svolto, e ovviamente la certificazione relativa ai requisiti di reazione al fuoco delle nuove sedie. Cioè, anche se fosse un'attività B o C, non riparto dalla valutazione del progetto. Se invece quella modifica comporta un aggravio delle condizioni di sicurezza, facciamo nello stesso esempio dell'albergo, per esempio io aumento il carico di incendio in un ambiente dell'albergo, oppure riduco le condizioni di compartimentazione, possiamo farne tanti di esempi. Se quella modifica quindi in qualche modo io la ritengo un aggravio rispetto alle condizioni preesistenti di sicurezza, in quel caso devo ripartire dalla valutazione del progetto, cioè devo chiedere nuovamente la valutazione del progetto.
viceversa, presenterò solo una scelta. Io direi una variante, una variazione in generale. Diciamo un aggravio o una variazione, che sia sempre questo stesso albergo, dove per motivi di funzionalità o necessità di apportare delle modifiche, che al di là adesso della valutazione se c'è o non c'è un aggravio, vado a modificare, quindi ad apportare delle modifiche sostanziali a quell'attività, anche in questo caso, oltre al caso del semplice aggravio, devo istruire una nuova pratica di partenza dalla prima fase, e cioè dalla valutazione del progetto. Quindi diciamo rimane al tecnico poi alla fine. Questa è una bella domanda, cioè chi fa la valutazione, cioè, relativa all'eventuale aggravio di una modifica? La fa il professionista, cioè il titolare dell'attività supportato dal professionista. Qualunque ci sia un errore. Però tenga conto, e non dove siete fuori, non che lei presenta la scia. Esatto, è presente automaticamente la scia, quindi senza valutazione del siccome pronunciato. Dalla scia noi abbiamo la possibilità di condividere o meno la valutazione fatta dal professionista, dal titolare dell'attività, possiamo anche contestare. Se poi quella sede. Cioè se secondo noi quella modifica ha comportato un aggravio. Anche nel momento in cui il professionista invece ha ritenuto che non comportasse aggravio, noi ovviamente lo facciamo vedere. Siccome ne veniamo comunque a conoscenza attraverso la presentazione della nuova scia, abbiamo la possibilità di farlo rilevare. Poi invece un'altra cosa sulle attività promiscue, diciamo, che è stata introdotta anche questa come novità, la 73 come attività. Quando si configura, diciamo, di fatto un'attività promiscua, cioè quando ci sono ad esempio due titolari diversi dell'attività che usufruiscono di una stessa adesso un centro commerciale, per dirne una, quella si configura come un'attività promiscua? Oppure se io ho un'industria e affido i miei impianti ad una città terza per gestione, manutenzione, controllo, eccetera eccetera, si configura come attività promiscua? Cioè no, la promiscuità riguarda un altro aspetto, cioè partiamo sempre, per fare un esempio, se io per esempio considero una scuola, quindi un'attività scolastica che si svolge non in un edificio ad uso esclusivo di quella scuola, se per esempio le aule di quella scuola sono fisicamente contenute in un edificio che ha anche per esempio delle abitazioni, lì rileva una promiscuità. Cioè la norma per esempio consente, la norma sulle scuole, consente che le aule e gli altri ambienti scolastici siano ubicati in edifici ad uso promiscuo, cioè c'è una promiscuità tra l'utilizzo, cioè la destinazione dell'attività scolastica e altre destinazioni. In questo senso noi intendiamo la promiscuità, ma in genere le norme di prevenzione incendi, quando parlano di uso promiscuo, si riferiscono a questa situazione, a questa circostanza, cioè di ubicazione dell'attività soggetta all'interno di un contesto che può anche non essere pertinente con l'attività soggetta. Invece l'esempio che faceva là, lei c'è una pertinenza, cioè il centro commerciale. Tra tutti gli ambienti di un centro commerciale c'è sempre pertinenza, mentre tra le aule di una scuola e una civile abitazione non c'è pertinenza. Quindi quando c'è pertinenza c'è promiscuità. Volevo chiedere, nelle 80 attività del nuovo decreto è stato inserito i centri di riabilitazione, perché prima le case di cura andavano con i posti letto. Ora le case di cura sono soggetti a chiedere in nulla la procedura di prevenzione incendi. Per le attività già esistenti hanno una scadenza di presentare i progetti e gli adeguamenti di queste attività. Questa è pure una cosa che forse ci ho dimenticato di dire, quindi grazie per la domanda. Allora, l'elenco delle 80 attività, abbiamo forse già accennato che non le riduce, anzi in realtà forse le aggiunge qualche attività nuova. Sicuramente ci sono delle attività nuove, nel senso che
risultano oggi attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che prima invece non lo erano. Le strutture sanitarie, per esempio di tipo ambulatoriale, prima non erano soggette perché non c'era presenza di posti letto, oggi sono soggette. Allora, per le attività esistenti, ma questo è detto in generale, non solo per quelle sanitarie, si è dato tempo, un anno, per diciamo, regolarizzare la loro posizione. Cioè, siccome il decreto di 151 è entrato in vigore il 7 ottobre del 2011, entro il 7 ottobre del 2012 queste attività devono conformarsi e quindi sostanzialmente arrivare alla presentazione della CIMA. Tenete conto che a parte le strutture sanitarie ci sono altri esempi famosi come le gallerie, sia stradali che ferroviarie, che superano ovviamente certe lunghezze, per le quali naturalmente c'è una problematica, una discussione in atto, perché non è semplice adeguare le gallerie stradali e ferroviarie esistenti alle specifiche norme di prevenzione incendi. Se non ricordo male, oltre 500 metri, quelle stradali e 1000 quelle ferroviarie. Quindi ci saranno delle errori. Probabilmente ci saranno le prove, non so se saranno diciamo tipo generalizzato o specifiche per singola tipologia. Scusa, a completamento della domanda, quindi significa un centro di abitazione di 2000 metri quadrati, quindi categoria B, io devo presentare il progetto ai vigili del fuoco, poi essere approvato, faccio i lavori, faccio la scia in un anno. In un anno, entro il 7 ottobre tutto. Ad oggi è così. Vabbè. Ci sono altre domande? Non ci sono altre domande?